Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video letture. Come avete visto dal titolo, non sarà il video letture solo di un mese, ma di due. Purtroppo chi mi segue sull'altro social, su Instagram, ha visto quanto sono stata impegnata col lavoro questi due mesi e quindi non sono proprio riuscita più a girare video. Comunque per me questa cosa deve essere una passione, non deve essere un lavoro, non deve essere un dovere, perché comunque ho già appunto un lavoro che mi porta via tantissimo tempo, ma è quello che mi dà da mangiare, e quindi questo lo faccio quando purtroppo ho tempo da dedicare. Bene, oggi abbiamo quindi 59 volumi da vedere. Come vedete, anche in questo caso non ho letto tantissimo questi due mesi, sempre per mancanza di tempo, ma sto recuperando. Comunque, come sempre, prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere like, di attivare la campanellina, tutto quello che c'è bisogno per darmi una mano. Vi invito anche di seguirmi sull'altro social, che è Instagram, dove metto gli acquisti, le letture, ci commentiamo, ci vogliamo bene e facciamo una bella community. Bene, ma direi di iniziare, perché se no facciamo mattina. Allora, iniziamo subito con le novità, poi le serie in corso e poi quelle, le serie che sto recuperando. Di novità ce ne sono un bel po', in cui vi dirò proprio due parole della trama e vi dirò che se secondo me vale la pena o meno comprare. Ho iniziato in questi due mesi 8 nuove serie. Una volta io mi precludevo questa cosa, cioè non volevo iniziare tante cose, invece ho detto: senti, non mi interessa, se c'è qualcosa che voglio iniziare lo inizio e poi si vedrà. Sono così, non penso al futuro, non penso alle conseguenze delle mie azioni. Quindi iniziamo subito con le novità. Allora, iniziamo subito con Bless, manga praticamente che parla del protagonista, che è un ex modello che ha un sogno segreto, che è quello di diventare makeup artist, e di questa ragazza che è nella sua classe, che è molto insicura per via delle sue lentiggini. Ma lui comunque e insieme a lei dovranno partecipare a un festival della scuola e niente, praticamente da lì inizieranno a capire qual è il loro vero talento, eccetera eccetera eccetera. Allora, non mi è dispiaciuto, non è un grido al capolavoro, in realtà avevo aspettative più alte che non sono state mantenute, ma non è stata neanche una lettura negativa, quindi penso comunque che come sempre andrò avanti col mio iter di leggere il numero 2 e 3 e poi vedo che cosa fare. Comunque, insomma, non è stata una lettura non piacevole, ecco. Ho letto Shibatarian, questo qua non vedevo assolutamente l'ora che uscisse, cioè quando l'avevano tipo annunciato a Luca Comics, cioè io veramente non vedevo l'ora che uscisse. L'ho letto con le aspettative a 1000 e devo dire che sono state mantenute, ma, perché c'è un ma, qua vorrei un attimo vostro parere, se qualcuno l'ha letto me lo scriva sotto. Penso che il disegno non sia adatto, cioè, allora, non vorrei in questo caso dirvi la trama perché vorrei che fosse una sorpresa. Leggo solo la frase che c'è dietro, che dice: nessuno conosce Shibata, ma una volta conosciuto tutti diventano Shibata. Cioè, è un thriller horror che è veramente ansioso e proprio per questo motivo, secondo me, se c'erano dei disegni diversi, questa sensazione di ansia, secondo me, sarebbe stata più amplificata. Però è un mio parere, cioè vorrei un attimo capire se anche voi avete notato questa cosa, oppure è una cosa solo mia. Fatemi sapere. Comunque, assolutamente approvato, leggetelo. Poi ho letto L'orrore di Dunwich, che è un manga tratto dai racconti di Lovecraft. È un manga horror in 3 volumi, infatti c'è anche il cofanetto, che però io l'ho preso separato, infatti devo adesso prendere il 2 e il 3. Parla praticamente della stranezza di questa famiglia, che sembra che facciano dei riti verso delle entità malvagie, e c'è tutto un mistero dietro con personaggi spaventosi e molto macabri. Mi è piaciuto molto, anche qua non grido al capolavoro, però è una lettura piacevole magari per chi ama l'horror, chi ama Lovecraft e vuole magari approfondire, anche perché sono comunque solo 3 volumi e quindi direi che va bene. Poi ho letto l'1 e il 2 di Maria Getoxin. Allora, cioè, chi magari mi segue da un po' o comunque chi mi conosce sa che questo genere di manga, che praticamente è una commedia romantica, è proprio ciò che è più lontano dai miei gusti. Io tutto ciò che è romantico non è che mi fa impazzire, cioè ci deve essere proprio una dose di romanticismo all'interno minima, perché io riesco ad apprezzare il romanticismo. Quindi una commedia romantica, dici: ma cara, ma ti è piaciuto? Sì, cioè mi è piaciuto. E perché?
Perché è pieno di azione, ragazzi, è pieno di azione, quindi è una commedia romantica un po' atipica, diciamo. In poche parole, detta proprio così, c'è il protagonista che fa parte di una famiglia di sicari, di avvelenatori. Per mandare avanti il clan, praticamente dovrebbe trovarsi moglie, avere figli, e siccome lui non ne ha proprio idea, toccherebbe alla sorella, ma la sorella ha già una compagna e quindi si dovrebbe sacrificare. Lui ovviamente non vuole che la sorella si sacrifica, quindi adesso praticamente è alla ricerca di moglie. E chi è che gli dà una mano? Gli dà una mano una truffatrice matrimoniale, quindi immaginate che coppia. Solo che in tutto ciò appunto sono queste battaglie tra sicari, ma perché si trova in questa situazione assurda? Proprio perché deve trovarsi una moglie, cioè fa morire da ridere, bellissimo. Cioè poi c'ha ste tavole veramente belle, disegnato molto bene. Quindi per chi vuole una lettura leggera e divertente, ma appunto con belle botte, cioè lo consiglio assolutamente. Questo è un sacco divertente, appunto ho letto i due volumi, quindi mi ha dato anche conferma col secondo, aspetto il terzo, ma so già che lo continuo comunque. Ebbene sì, ora parleremo di uno dei due capolavori assoluti che io sto leggendo come novità, perché questo è un capolavoro, ragazzi, è un capolavoro. E di cosa sto parlando? Sto parlando di Rosengarten Saga 1 e il 2. Che dire? Chi non trova che questo manga sia un capolavoro non capisce niente. Allora, è ovviamente consigliato a un pubblico adulto, sono scene molto spinte, ma non è un hentai, è un manga per adulti, diciamo. L'altra è fantasy, gira comunque attorno al fatto di questa ragazza che incontra questa spada magica che è posseduta da questo spirito di Siegfried, dallo spirito di questo principe molto malato. E praticamente decidono di andare a fare questo Rosengarten, questo torneo, perché praticamente chi vince il torneo si prende tutti i tesori di appunto Siegfried. Attorno a loro praticamente iniziano ad arrivare personaggi, raga, sempre più malati, cioè bellissimo, è praticamente una presa in giro ai classici racconti fantasy, cioè è di avventura, no, cioè io... Ragazzi, compratelo e dopo ringraziatemi, perché è veramente meraviglioso, è stupendo, è assolutamente da leggere e fa morire. Andiamo avanti con un altro capolavoro, che però questa ve la racconto, vi racconto una cosa, che è The Witch and the Beast 1, il 2 e il 3. In realtà ho letto anche il 4, 5, 6, 7, 8, però l'ho letto a maggio, quindi sarà nelle letture di maggio. Vi spiego, praticamente The Witch and the Beast non è uscito quest'anno, è uscito l'anno scorso, era uno di quelli che io ho sempre voluto recuperare, non ne parla mai nessuno, quindi alla fine non ho neanche avuto come sarebbe stato, diciamo. Comunque avevo delle aspettative altissime, proprio altissime. Leggo il primo e dico, ok. Parla praticamente di questa ragazza che vuole incontrare la strega che gli ha dato una maledizione, perché praticamente non è quello il suo vero corpo, l'ha intrappolato nel corpo di questa ragazza. Ed è, viaggia insieme, e non vi racconto altro perché se no, viaggia comunque insieme a un suo compagno d'avventure, Ashaf, che lui è praticamente un mago. E quindi racconto di avventure, magia, streghe, maghi, eccetera, eccetera. Leggo il primo e storgo un po' il naso, dico no, pensavo di meglio. Leggo il secondo, sì, ok, carino, leggo il terzo. E io, ragazzi, io dicevo tipo, dov'è il quarto? Cioè, io ho bisogno di leggerlo. Infatti, appena ho avuto in mano gli altri 5 volumi, io sono... cioè l'ho letto uno dietro l'altro, è bellissimo, ragazzi, cioè se voi leggete il primo dategli un attimo del tempo, perché non è quel manga che appunto che col primo volume ti conquista il mille per mille. Poi se ti conquista col primo volume non vi dico gli altri, perché veramente è un'avventura pazzesca, bellissima, meravigliosa, personaggi stupendi, non stereotipati, e qua c'è quel pizzico, ma pizzico di romanticismo, lo vedi più nei volumi più avanti, che è quello che non mi dà fastidio. Quindi c'è proprio anche quella nota l'idolo romantica, piccolissima, che ci sta, che rende da quel qualcosa in più, bellissima. Chi piace il genere, consigliatissimo. Passiamo al prossimo capolavoro, che è Tracce di sangue. Ho letto l'1, il 2 e il 3. Allora, Tracce di sangue lo volevo leggere da una vita, solo che era sempre stato introvabile, quindi dal nulla vado in fumetteria e vedo così, vedo scaffale un 2-3, tipo un 2-3-12, dico, e dico, ah, cioè, ma è uscito, oddio, lo prendo subito. L'ho preso, a parte che ho visto che sono praticamente adesso tutti disponibili, infatti li ho ordinati tutti e ce li ho nella casella, così pian pianino. Adesso ho già preso anche il 4-5-6 che devo leggere. Comunque sono super contenta che siano tornati disponibili, prendetelo adesso che riuscite, perché veramente non so quando è che lo ristamperanno ancora. Comunque, che dire, ho letto i primi 3 volumi e
Wow, io di Uscimi avevo solo letto Bentornato Alice, mi aveva colpito tantissimo e con questo ho la conferma. Tracce di sangue parla praticamente del rapporto morboso che ha una madre verso figlio e del figlio verso la madre e come eventi traumatici possono causarti anche dei problemi fisici, in questo caso come la balbuzia. Bellissimo, un volume te lo leggi un quarto d'ora perché c'è veramente poco da leggere ma tanto da guardare, tanto da analizzare con i disegni bellissimi, espressivi che fa Uscimi. Veramente bello, veramente ti fa venire veramente l'ansia, vorresti prendere a pugni in faccia la madre, quindi veramente se vi piace il genere, se vi piace Uscimi, se avete letto qualcosa, bello, si è già concluso con 19 volumi se non sbaglio e l'ultimo dovrebbe essere uscito in questi giorni, quindi avete anche serie completa appena finita, bella bella da recuperare, recuperatela. Bene, e ora invece passiamo, perché non è che vi posso consigliare tutto, a uno sconsiglio ragazzi, uno sconsiglio che è super mega delusa e adesso vi dico che cos'è. Sto parlando di Uncle from Another World. Ho letto l'1, ho letto il 2 e ho letto il 3. Ho fatto super fatica a finirli, che li avevo già comprati, quindi ovviamente li ho letti. Ma ragazzi, cioè, no, io non so perché esista questo manga, sinceramente. Cioè, se qualcuno di voi piace, mi scriva cosa di bello. Perché, cioè, i personaggi sono orrendi. I disegni, tranne le ragazze, e quindi quando ricorda l'avventura, sono bruttissimi, cioè sono super anonimi, quindi non la storia parla praticamente di questo zio che si risveglia dopo 17 anni, una roba del genere, non mi ricordo, e il nipote lo va a trovare, praticamente lo zio dice che lui viene da un altro mondo. Effettivamente lui ha poteri magici, anche lì fa vedere anche le avventure passate, riesce a far vedere tutto su qua, lo zio è fissato con i videogiochi, quindi l'incipit era un sacco bello. Cioè, è proprio una cosa che mi sarebbe piaciuta, è un po' un isekai inverso, nel senso che la storia nel mondo è già andata, quindi lui è tornato e rimane con i poteri e riesce a fare delle cose che non riescono normalmente perché appunto può usare la magia. Però no, 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 cioè, no, no, cioè no, non ho più parole, per me no. Dovrei aprirmi Vinted in questi giorni e lo troverete lì, se volete soffrire un po' come me, compratevelo, ma no. Ok, allora, le novità le ho finite e ora passiamo alle serie in corso. Ok, ho letto il 2 e il 3 di DRCL, Dracula, DRCL come lo volete chiamare. Che vi devo dire ragazzi? Che bello, è proprio bello. Io di Sakamoto mi sto leggendo anche The Climber e io sono sempre più strefatta dai suoi disegni. Ma penso che con questo manga sia arrivato, cioè se già con The Climber era dei livelli pazzeschi, qua veramente, cioè lui veramente non ha deciso di disegnare un manga, lui ha deciso di disegnare delle opere d'arte, se no degli artbook praticamente, con una storia. Storia tra l'altro bellissima, so che tratta dei libri di Bram Stoker, Dracula, cioè lo so, ok, però storia bellissima finalmente, nel senso che il primo volume era un po' confusionario, ma proprio perché ero talmente rapita dai disegni che non è che avevo capito tanto. Leggendo il 2 e il 3 la storia si evolve, wow, cioè, quindi tu ti immergi in queste opere d'arte che sono i disegni con una storia che lo sta accompagnando, che è veramente bella, è veramente macabra, è un viaggio nel puro orrore, veramente è bello. Scrivetemi se lo state leggendo, cosa ne pensate. Ho letto il secondo volume della Luna e l'Acciaio. Questo volume viene fuori un nuovo personaggio, che è proprio questa che vedete in copertina. Un personaggio bellissimo in cui praticamente succede un qualcosa che dici, ah, cioè ma come si farà ad arrivare lì? Perché questo è un potere particolare, che non ve lo dico perché non voglio spoilerare, leggetelo comunque, è veramente bello, sto continuando con piacere. Sto continuando anche Call Lonely Death, il numero 2, è un thriller delle autorità di Killer Inside, un thriller poliziesco, wow, 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 questo mi piace veramente tanto. Nel 2 si scoprono certe cose del protagonista, quindi anche una parte del carattere del protagonista, si scopre un nuovo lato per i traumi che ha avuto e in più il caso va avanti, gli altri personaggi visti poco nel volume 1 vengono approfonditi di più, ma la trama si fa sempre più fitta. Bello ragazzi, bello. Ho letto il numero 2 di XX Crucifix. L'1 non mi aveva conquistato, anzi avevo detto guarda vediamo il 2 e il 3 come va e poi vedo se finirlo o meno, e il 2 mi è piaciuto di più. Si è rivisto un personaggio bruttissimo del numero 1, che è da dove praticamente ha scatenato l'ira del protagonista. Lui sta andando avanti imperterrito, ma adesso la polizia ha iniziato un po' a
sentire qualcosa che non va. Però devo dire che il 2 mi è piaciuto di più, vediamo il terzo com'è. Ho letto il 5 di Gacciacuta, come volete chiamarlo. Allora, vi devo dire, io all'inizio a Gacciacuta non gli davo un euro, nel senso che mi sembrava classico battle manga, che piace a me, perché a me piace quel genere lì, e quindi sì, ok. Vi devo dire che oltre al design pazzesco dei personaggi e di tutto il mondo, no? È veramente bellissimo il design. Mi sta veramente colpendo di più molto la storia. Più andiamo avanti, più mi piace come sta girando il tutto. Mi piace come tutti i personaggi nuovi che sono usciti, come pian pianino li stanno anche approfondendo e niente, bello. Ogni volume lo rivaluto e mi sta piacendo sempre di più, veramente. Ho letto il numero 7 di Tokyo Aliens, finalmente si è conclusa la saga, che poi è durato un paio di volume, non tanto. Una saga che non mi stava piacendo molto e si è conclusa. E ne ho iniziato un'altra che questa invece è più misteriosa, coinvolge uno dei personaggi principali, quindi va bene, è piacevole, non vi dico compratelo assolutamente, no. Se vi piacciono storie alieni, botte, figoni, è qua, tutto qua dentro. Ho letto Il mistero di Ronka Monashi numero 10, invece questo wow, mi piace, a me piace un sacco. Io adoro tutto ciò che è casi, eccetera, eccetera, infatti Detective Conan me lo devo recuperare, solo che una bella spesa quella, quindi sto attendendo. Anche da Ron sono tutti di solito casi autoconclusivi, ma col 10 è andato avanti con la storia. Anzi, il numero 10 è stato finalmente cruciale per la storia di Ron, perché si è scoperto il segreto dell'omicidio insanguinato, quello che aveva incriminato Ron. Non vi sto spoilerando niente perché lo dicono al primo volume, quindi. E qua si trova la soluzione numero 10. In più finisce con una decisione che deve prendere Ron, che ragazzi non vedo l'ora che esca l'11, perché wow. Comunque sto dicendo un po' troppi wow in questo video, però wow. Però sto facendo delle letture wow e quindi io vi dico wow. Andiamo avanti con Dandadan numero 11. Dandadan è bellissimo, cioè Dandadan è una delle letture più belle che io faccio sempre. Cioè appena arriva il numero lo leggo subito, uno dei primi. La storia sta andando avanti con loro, i ragazzi che si devono allenare per l'imminente catastrofe che sta per essere scatenato sulla Terra, però senza la nonna è via, non ha il telefono, questa qua non si può neanche chiamare, mamma mia questa pazza nonna. E niente, quindi adesso è tutto un casino e quindi io non vedo l'ora di andare avanti e capire che cavolo succederà. Comunque botte da urli, disegni bellissimi, fa ridere da morire e wow. Ecco, vedete, ho detto wow ancora. No, bello veramente. Un'altra lettura bellissima che ho fatto è Spy Family numero 12. Spy Family io lo amo tantissimo, mi piace tantissimo. In questo volume c'è una parte che mi fa morire, perché c'è Yor che praticamente ha una relazione troppo perfetta e quindi praticamente fa di tutto per farla andare male, per raccontare alle amiche che c'è qualcosa che non va anche tra di loro. No, vabbè, fa troppo ridere. E a un certo punto la seconda parte invece, madonna, mi viene in mente Twilight, però lui come si chiama non mi viene in mente, vabbè, lui, avete capito, rischia di essere scoperto, quindi cioè siamo rimasti lì che gli stavano per togliere la maschera, cioè ragazzi. Quindi anche momenti di tensione in questo Spy Family. Non vedo l'ora di leggere il 13. Poi ho letto Boys Abyss numero 12. Allora, devo dirvi che dal numero 10 circa penso sia migliorato, sinceramente. Penso sia migliorato perché finalmente certe persone stanno capendo che devono ribellarsi e devono fare qualcosa. Mi è stato detto in un commento sotto un video reaction, ok, alla mia collezione manga, che praticamente quando parlavo di Boys Abyss dicendo ma datemi una svegliata, che io avevo preso in giro la depressione, che io come mi permettevo, adesso non mi ricordo bene. Ma raga, ma cosa state dicendo? Cioè, ma voi sapete cos'è la depressione veramente? La depressione è una malattia e non è certo quello che c'è qua in Boys Abyss. Cioè, in Boys Abyss è tutta un'esagerazione di disagio e di manipolazione, ma non è di certo la depressione. La depressione è tutta un'altra cosa. Voi non vi accorgerete mai se una persona è depressa veramente. Poi voi non potete mai giudicare una persona, ok? Perché voi non sapete chi sono io, voi non sapete se io ci sono mai passata e di sicuro non ve lo vengo a dire a voi. Quindi, cioè, questi commenti gratuiti a caso, ma crescete un attimino, cioè siamo già tutti adulti, facciamo questa cosa qua per passione, io dico la mia, ma tu non è che puoi venirmi ad attaccare direttamente. Quindi stiamo calmini, con quelle tastierine che vi nascondete sempre dietro. Comunque, vi stavo dicendo che finalmente appunto qua si stanno svegliando fuori e vi devo dire che, soprattutto lei ragazzi, cioè la professoressa che mi stava veramente sullo stomaco, e si sta muovendo e vediamo dove arriverà. Però voglio vedere se lo sta facendo perché capisce
finalmente si è svegliata fuori, capisce, oppure lo sta facendo per un tornaconto personale, bisogna vedere. Ho letto Under the Luck numero 14, sempre molte botte, sempre molti scontri, la storia sta andando avanti, ma vi devo dire, è un battle manga che sì, cioè a me personalmente piace, ma non è da avere assolutamente in collezione. So che c'è l'anime, piuttosto guardatevi quello se non volete spendere soldi. Non mi fa impazzire, ecco, cioè lo leggo perché personalmente è piacevole da leggere, ma anche no, insomma, ok? Quindi qua finalmente stanno per avvicinarsi a dar vita a un nuovo loop, vediamo che cosa succede. Poi ho letto il 15 e il 16 di Mashle, serie che io amo, che io adoro, che la consiglio sempre. Siete pazzi ad averlo abbandonato ai primi numeri, perché so che tutti voi l'avete fatto. Qua finalmente vediamo Mash alla riscossa, è arrivato ad attaccare tutti, è andato contro quello più forte, diciamo, e scopriamo che ha delle palpebre fortissime, perché ha delle palpebre che, cavolo, cioè fermano una spada, cioè parliamone adesso, ragazzi, parliamone. Solo che finisce il 16 con, cioè, Mash che è tra la vita e la morte. Adesso vediamo come sarà. Se non sbaglio è finito col numero 18, se non sbaglio, quindi mancano 18-19, non mi ricordo, quindi mancano comunque pochissimi numeri al finale. Devo dire, serie che mi è piaciuta molto, un sacco piacevole, risate tantissime, però anche momenti in cui mi sono commossa, quindi serie veramente bella. Poi ho letto Solo Leveling numero 16. Il nostro buon Jin Woo-sun diventa sempre più OP, sempre più forte, va a salvare la sorella, perché cioè come vi permettete a toccare la sorella, ok? Si conclude questo volume con sembra che sia apparso un mostro fuori di testa, c'è un portale dimensionale gigantissimo, quindi chissà come andrà nel numero 17. Bellissimo, ragazzi, è uno dei pochissimi manga che seguo, perché non amo i manga in realtà, mi sembra tanto spreco di colore carta per poco, quando si vede che sono praticamente adatti al computer, comunque al telefono, così. Però Solo Leveling è una certezza, cioè Solo Leveling è veramente bello, e quindi niente, quindi me lo sto leggendo con piacere. Poi ho letto Smile Down the Runway numero 19. Mancano solo 3 volumi alla conclusione di questo manga diverso rispetto a tutto ciò che leggo di solito, ma è perché parla della moda, quindi appunto nel settore in cui ho sempre lavorato. Si sta concludendo, si vede, perché finalmente Ikuto è riuscito ad arrivare dove voleva arrivare, a iniziare a creare quello che voleva creare, e quindi adesso sta cercando praticamente collaborazione con budget però basso, quindi devo un attimo capire chi assumere, chi non assumere. Iniziano queste lotte tra modellisti e niente, è molto molto bello, a me personalmente piace sempre tanto, consigliato a chi magari gliene frega qualcosa della moda e capire anche come funziona, perché qua comunque ti insegnano, perché tante persone che non sono nel settore non sanno effettivamente le vere figure che stanno dietro a un capo d'abbigliamento. Cioè si pensa sempre allo stilista, ma ragazzi, lo stilista e niente rispetto a tutto quello che c'è dietro. A chi è appassionato, gli interessa, è molto bello. Ho letto The Rising of the Shield Hero numero 23. Finalmente si è ripreso, finalmente, questo volume bellissimo, meraviglioso. Io amavo The Rising of the Shield Hero finché ha fatto tutta una saga che, ragazzi, non mi aveva preso per niente, cioè che noia, veramente che noia. Finita, ho adorato il fatto che era finita, finalmente ne è iniziata un'altra che è parte da questo volume, amato tantissimo, perché si parla di tornei. Io da amante dei battle manga, i tornei sono la cosa che mi piace di più di tutte, quindi bellissima. Poi c'è questo personaggio che vedete qua dietro, che è un personaggio misterioso, perché non sappiamo se vuole aiutare il nostro eroe oppure no. Capiremo. Poi ho letto il numero 23 e il numero 24 di Dragon Ball. Già dalle copertine capite chi sono i personaggi entrati in azione, tra cui Trunks. Trunks è stato, sapete, la mia prima cotta. Cioè, ragazzi, la mia prima cotta. Mi sta ancora prima di Eric di Rossana, quindi è stato bello rivederlo e dire: sei un po' piccolo adesso, non sei più la mia prima cotta, visto che Trunks ha 17 anni, minorenne, ragazzi, è minorenne, parliamone, ok? In caso passiamo su un C17 che è un robot, quindi che cosa vi devo dire? Bellissimo, stupendo, meraviglioso, lo conosciamo tutti. È iniziata la saga appunto dei robot, cioè è venuto fuori C17 e C18, Krillin ha già perso la testa per C18, C18 gli ha dato un bacetto e quindi siamo tutti contenti. Questo è Dragon Ball. No, vabbè, comunque, ragazzi, bellissimo, è una certezza ogni volta leggere Dragon Ball, è sempre un piacere meraviglioso, le pagine scorrono da questi disegni stupendi e lineari di Toriyama.
E che dire, andiamo avanti. Per finire le serie in corso ho letto Blue Lock numero 24. Blue Lock è sempre una certezza anche questo per me, perché io l'ho amato fin dall'inizio. Molti lo criticano perché non è un vero spokon, chi se ne frega. Molti lo criticano perché no, ma è esagerato, ma quei calci, chi se ne frega. Cioè tu praticamente Blue Lock lo leggi per l'adrenalina. Cioè se te vuoi un... Guarda, dietro c'è proprio scritto quello che è effettivamente Blue Lock, cioè la suspense in una saga sportiva, l'adrenalina di un survival game. È vero ragazzi, è vero. Cioè, Blue Lock è wow, perché ogni volta, pagina per pagina, questi disegni fuori di testa che mentre stai per dare un calcio ti viene fuori una tigre dietro, cioè robe così, sono proprio le cose che ti gasano, ma sono per quello che tu leggi Blue Lock. E quindi niente, c'è il nostro Isagi che... devi adesso battere Kaiser, lui vuole battere Kaiser, quindi si sta capendo, sta ragionando che cos'è che gli manca quel tassello nel suo puzzle che serve per battere Kaiser. Raga, bello! Scrivetemi se lo state seguendo anche voi con tutta questa gioia e entusiasmo. Ora passiamo alle serie che sto recuperando. Iniziamo subito con Dr. Stone 5 e 6. Va avanti con la storia, va avanti con a scoprire nuovi materiali, a spiegare come funziona, e anche al numero 6 vediamo anche il passato di come è avvenuta questa pietrificazione, vista però da un altro punto, vista dal padre di Senku. Non vedo l'ora di avere tutti i volumi per andare avanti, perché sto andando un po' a rilento, perché appunto ne sto leggendo anche d'altri, ma piacevolissimo veramente i disegni, poi parliamone. Bene, ora vi parlerò di il mio nuovo amore. Se io devo mettere in lista di quello che sto leggendo che manga mi stanno piacendo di più in assoluto, questo penso che sarà al primo posto. Sì, il primo posto di quello che sto leggendo, e sto parlando di Billy Bat. Non ve li faccio vedere tutti, comunque ho letto il 6, il 7, l'8, il 9 e il 10. Cioè ragazzi, io non so come dirvi di leggerlo, leggetelo. Billy Bat è qualcosa di fuori di testa, è qualcosa di... wow. Billy Bat è un viaggio in mezzo a corruzione, tradimento, manipolazione, religione, ignoranza, traumi, tutto, è un po' tutto, ok? Oltre ai disegni bellissimi di Urasawa, perché wow che bei disegni, a me sembra che quando leggo Billy Bat, perché questi cinque letti uno dietro l'altro, quando leggo Billy Bat mi sembra di vedere una serie TV, un telefilm. Cioè, io ve lo dico che se farò una top 10, questo ci sarà. Ne ho letti 10, è la metà, mancano altri 10. Se continua così, perché per me è stato sempre un crescendo, questo finisce direttamente nella mia top 10 manga. Che fa ridere, perché io avrò tipo, sarò piena di battle manga e poi Billy Bat, cioè che non c'entra niente. Leggetelo, ok? Qua vanno spesi i vostri soldi. Poi ho letto il numero 6, 7 e 8 di Miruko-chan. Serie sempre piacevole, si è scoperto un po' di più di quello che si sta succedendo, e alla fine del numero 8 appare una persona inquietante che sembra che ci sia qualcosa dietro, sembra molto strana e porta un nuovo mistero in questa avventura. Sempre una certezza per me Miruko-chan, sempre molto bello da leggere. Se vi piacciono gli horror, ma gli horror che magari non vengono neanche presi molto sul serio, ma anche sì, ma anche no, leggetelo veramente. Poi ho letto il numero 13 di Fullmetal Alchemist, purtroppo sono riuscita a leggerne solo uno, come dico sempre questi formati per me sono veramente difficili da leggere, perché non riesco a leggerli con la bambina. Poche parole, cioè pesano, mi pesano le mie ditina. E questo è un volume molto importante, perché fa vedere il passato di uno dei personaggi più enigmatici, che sarebbe praticamente il padre dei fratelli, di come è nato tutto, e poi finisce che si viene a scoprire una cosa pazzesca delle intenzioni di questi homunculus, che cosa vogliono fare. Bello ragazzi, bello, non vedo l'ora di finirlo, cioè se fosse per me ne leggerei uno dietro l'altro, ma non riesco. Comunque una garanzia. Un'altra garanzia è The Climber, di cui ho letto dal 9 al 13. In questi volumi vediamo proprio una trasformazione del nostro protagonista di Buntaro, perché passa da essere il solitario che è sempre stato, finché non incontra una persona che gli cambierà la vita. Solo che si ritrova adesso in bilico a fare una scelta, se rimanere in quella vita lì o tornare alla vita di prima, e purtroppo lui ha scelto la vita di prima, quindi bisogna un attimo capire adesso come si evolveranno i prossimi volumi. Me ne mancano solo 4 che ce li ho, devo leggerli, quindi il mese prossimo ho finiti, ma che devo dire ragazzi, veramente storia pazzesca,
Più che altro la cosa bella, oltre ai disegni, paesaggi, mozzafiato, è proprio la crescita del personaggio, la difficoltà del personaggio di vivere in questa società e il suo io interiore, le sue paure, vedere come cambia, come evolve andando avanti con la storia, veramente bello. E ora veniamo al prossimo wow, che è Golden Kamuy 13, 14 e 15. Allora, vi dico una cosa. Se dal 1 al 12 era meraviglioso, dal 13 in poi, ragazzi, wow. Prima avevo detto con Billybat che Billybat era una delle due letture più belle che stavo facendo in questo periodo. La seconda è Golden Kamuy. Potrebbe, cioè se continua così perché sono 31 volumi, potrebbe entrare nella mia top 10 da quanto mi sta piacendo, perché questo è uno dei manga più completi che ho letto mai in vita mia. Oltre all'avventura, personaggi super approfonditi e fantastici, la violenza, c'è anche una comicità bellissima, comicità che io apprezzo tantissimo e mi spancio dalle risate. Oltre a tutto questo c'è pure la storia, l'informazione, cioè ragazzi, lo dirò sempre, Golden Kamuy è uno dei manga più completi che io abbia mai letto in vita mia. Quindi veramente, leggetelo, cioè se ne avete la possibilità, leggetelo, è facilmente trovabile, veramente. Quindi provate con i primi numeri, ma ve lo dico, cioè più andate avanti, più è bellissimo. Appunto dal 13 in poi la storia cambia e wow, cioè diventa fuori di testa. Come consuetudine finiamo con Black Clover, ovviamente. Ho letto il 20, il 21, il 22 e il 23. Allora, questo l'ho letto il mese scorso, già non mi ricordo più niente. Black Clover è... Il mio amato Black Clover finisce la saga dell'occhio magico della notte bianca e inizia una nuova saga in questo continente nuovo, in questo mondo nuovo, e quindi arrivano nuove avventure, nuovi poteri magici e nuove minacce per i nostri eroi. Cavolo ragazzi, che bello, che avventura bellissima, che mondo bellissimo, che personaggi bellissimi. Vedo l'ora di andare avanti, anche se mi mancano un paio di numeri e non riesco a trovarli, quindi devo un attimo capire dove trovarli. Non vedo l'ora di andare avanti. Ragazzi, finito i 59 volumi, finalmente, video lunghissimo, scusatemi, spero che vi abbia intrattenuto almeno un pochino, perché che due, esatto. E niente, quindi spero che vi sia piaciuto e vi do un bacio, ci vediamo al prossimo video, ciao!